Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa lezione ci soffermiamo su una delle figure più note della letteratura di tutti i tempi, Dante Alighieri. In particolare, prendiamo in esame la sua biografia, quindi faremo un breve cenno a quella che è la sua vita. Fiumi d'inchiostro sono stati scritti su questo autore e soprattutto sulla sua opera. Quasi tutti hanno certamente sentito nominare almeno una volta nella vita la Divina Commedia e hanno magari anche delle reminiscenze dello studio effettuato negli anni di scuola. Oggi, come dicevo, ci soffermiamo sulla vita di Dante. Dante nacque nel 1265 a Firenze da Alighiero di Bellincione e da Bella degli Abati. La sua famiglia di origine faceva parte della piccola nobiltà e non aveva perciò delle rendite molto elevate. Ciò nonostante, il giovane Dante venne educato e istruito come si conveniva ad un esponente dei ceti più elevati. La vita del poeta viene segnata in età giovanile da un incontro che modificherà tutto il suo modo di percepire la vita e anche l'arte. A 9 anni incontra Beatrice, questa fanciulla che cattura il suo cuore, di cui lui si innamora e di cui rimarrà innamorato praticamente tutta la vita, di lei oppure di ciò che lei rappresentava. Dante si sposerà in seguito, sposerà una donna che si chiamava Gemma Donati e che la famiglia aveva scelto per lui, come era consuetudine all'epoca, quindi non solo nel XIII secolo, ma anche nei secoli precedenti e in molti di quelli successivi, i matrimoni venivano combinati dai genitori, quindi la donna che Dante sposa non è la donna non è la stessa di cui si era innamorato da giovane. Durante il periodo della giovinezza diviene amico anche dei maggiori poeti fiorentini del suo tempo e dà vita insieme a loro ad una nuova corrente letteraria che prenderà proprio da un'espressione dantesca il nome di Dolce Stil Novo. Oltre che poeta, l'Alighieri fu uomo politico molto appassionato, quindi partecipò attivamente all'amministrazione, al governo della sua Firenze. Ed era un esponente della fazione dei Guelfi Bianchi, quindi pur appoggiando il papato, quindi i ghibellini appoggiavano l'imperatore, i Guelfi appoggiavano il papa, ma la fazione dei Guelfi Bianchi era più moderata, quindi voleva evitare una eccessiva ingerenza del papato nella vita politica fiorentina. Nel 1300 Dante diviene priore, questa carica era praticamente quella più elevata. Ma la sua carriera politica si interrompe bruscamente. Infatti, nel momento in cui si trova a Roma come ambasciatore, il partito dei Guelfi Neri organizza una sorta di colpo di Stato con l'appoggio del Papa Bonifacio VIII e con l'aiuto delle truppe di Carlo di Valois. A Firenze quindi sale al potere il partito dei Guelfi Neri e Dante, essendo esponente del partito sconfitto, viene accusato di corruzione falsamente e condannato all'esilio. Questo significava che se fosse tornato nella sua città di origine sarebbe stato messo a morte. Da questo evento drammatico ha inizio però il periodo più felice della produzione artistica del poeta. Dante si trova costretto a vagare, trovando ospitalità presso le più grandi corti dell'Italia centro-settentrionale, viene accolto con favore dai principi e dai regnanti ed è proprio l'occasione dell'esilio a dare l'avvio alla composizione, al componimento di quella che è la sua opera più famosa, ossia la Divina Commedia. Aveva anche per un certo periodo accarezzato l'idea di poter tornare a Firenze. Nel momento in cui l'imperatore Arrigo VII di Lussemburgo stava preparando la sua discesa in Italia, sopraggiunse però la morte improvvisa dell'imperatore e quindi questo progetto, insomma, questo sogno svanì. Dante quindi non riuscì mai a rientrare a Firenze, tant'è che morì in esilio nel 1321 a Ravenna, dove tuttora esiste il suo mausoleo. Ecco, sicuramente questo letterato è stato forse il più grande in assoluto di tutta la letteratura italiana e certamente fra i massimi esponenti della letteratura di tutti i tempi anche a livello mondiale.
La sua opera più nota, come dicevo prima, è la Divina Commedia, che è un poema grandioso in cui ha saputo fondere con una perizia incredibile la cultura del suo tempo in tutti i suoi aspetti, quindi l'aspetto religioso innanzitutto, che è l'argomento di fondo, perché le tre parti di cui questo poema si compone sono appunto l'inferno, il purgatorio, il paradiso, e l'argomento di fondo è questo viaggio immaginario che Dante compie in compagnia prima di Virgilio e poi di Beatrice nei regni dell'aldilà. Ma oltre all'aspetto religioso, chiaramente calato anche in quella che è la dottrina della fede cristiana che Dante conosce in modo approfondito, vengono toccate molte tematiche anche di carattere politico e filosofico. Quindi possiamo dire che è un'opera che rappresenta sia una sintesi del pensiero medievale, sia proprio una riflessione di portata più ampia, di portata universale sulla natura umana e anche su concetti che sono parte delle vicissitudini umane di tutti i tempi. Quindi il tema della colpa, della pena, del perdono, della giustizia, del destino, della forza, della debolezza, le responsabilità collettive o individuali e così via. Quindi, appunto, il capolavoro sta nel fatto che si tratta, oltre che di un'opera scritta anche con un'abilità veramente incredibile nella gestione proprio della simmetria della struttura, quindi tutta in terzine, tutta in rima incatenata, quindi anche con un rispetto ferreo di alcune regole proprio da un punto di vista tecnico, ma soprattutto è un'opera che parla anche in modo molto attuale al lettore di oggi, quindi non solo a quello coevo. È un'opera fuori dal tempo in sostanza. Ha certamente contribuito alla fortuna di quest'opera anche la scelta linguistica dell'autore, perché Dante adotta il volgare fiorentino, cioè quella che all'epoca era la lingua parlata e che poteva essere compresa dai lettori. Questo perché, se è vero che da un lato il lettore di un'opera di questo genere chiaramente non è un esponente del popolino, cioè la maggior parte della popolazione all'epoca era analfabeta, quindi comunque Dante si rivolge ad una cerchia di lettori ristretta. Però non bisogna dimenticare che all'epoca anche le persone colte non avevano una dimestichezza con la lettura del latino paragonabile, insomma, a quello che poteva essere la confidenza con la lingua, che era comunque ormai la lingua d'uso. Quindi il volgare fiorentino sostanzialmente viene elevato a dignità di lingua letteraria, che diverrà poi nazionale, pur con qualche modifica, chiaramente nel corso dei secoli sarebbe impensabile una lingua che in 7 secoli non avesse nessuna evoluzione, ma di fatto la lingua scelta da Dante è l'antenato strettissimo della lingua che ancora oggi parliamo. A questo si aggiunge che Dante, e anche in questo si rivela un poeta estremamente moderno, sceglie di utilizzare la lingua a 360 gradi, quindi non va a prendere solo gli elementi colti della lingua parlata, ma se necessario utilizza anche espressioni popolari, colorite, in qualche caso addirittura triviali. E questo fa sì che la sua opera possa essere veramente letta e compresa a tutti i livelli, pur rimanendo un'opera di grande spessore che quindi richiede chiaramente una lettura molto attenta. Quindi è un volgare, ad esempio, diverso da quello della prosa di Giovanni Boccaccio, che pur usando la lingua volgare costruisce la frase in modo più complesso, latineggiante, con spesso il verbo alla fine, eccetera. Dante ha scritto molte altre opere di cui ora non stiamo a fare l'elenco, sia in prosa sia in versi, sia in lingua volgare che in lingua latina, quindi possiamo veramente dire che è stato un intellettuale completo a tutto tondo e capace di affrontare ogni ambito del sapere in modo personale, creativo e assolutamente geniale. Concludo qui la presentazione di quest'autore, sperando di avervi incuriosito e di invogliarvi a leggere qualche passo della sua opera. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Arrivederci, alla prossima!
Thank you.